Salve a tutti e eccoci, oggi siamo qui in un nuovo video. Oggi andremo a vedere come trapiantare la nostra mimosa direttamente. Questa è una mimosa che è brutta, è presa male da tutto il passato, quindi andremo a cercare di salvarla facendogli un trapianto lungo muscolatura in vaso, utilizzando adesso la mimosa è così, il vaso così la mimosa, quindi noi andremo a utilizzare un vaso diciamo di ametrato superiore. Per ora dobbiamo andare a vedere il terriccio da utilizzare. Il terriccio da utilizzare è un scolpito anche classico terriccio universale, ma un terriccio più ricco aiuta anche la pianta a prendere più nutrienti e svilupparsi di più. Io utilizzo un terriccio ovviamente che ho fatto qui, che è questo qui, è un compost, torba, torba compost. Io vado a metterci un po' di terriccio da piante d'appartamento che ha dentro fibra di cocco e è spezzato fino, quindi vado ad aggiungerlo in quantità. Allora, io faccio sempre doppio, però la quantità che vi posso dire è meno torba e più terriccio da parte mia, si è già fino a trovare questo in commercio 1,50 euro, un sacco da 20 litri, questo qua è più piccolo del 10 che ho preso mai. E ci aggiungo anche un cucchiaio d'onesta di palline blu di concime. In più ci possiamo aggiungere o di lupini macinati, quindi concime per agrumi, o possiamo aggiungerci all'interno, dentro, possiamo aggiungere un po' di humus se c'è la compostiera per fare il terreno proprio ricco. Quindi io vado a fare ovviamente questo terreno. Adesso ho aggiunto torba, aggiungo un po' di terriccio da pianta appartamento, ok, vado a avvicinare tutto rompendo il male, non si apre il fine e poi l'altro benissimo. Terra che deve venire fuori deve essere una terra di questo genere, ovviamente possiamo spruzzare le mani, ci sono dei pezzi di legno, dei ramettini, lasciamoli all'interno della terra perché vanno a decomporsi e creeranno sostanza sul fondo del vaso. Cosa ci mettiamo sul fondo del vaso? Io non ci metto niente, ma sul fondo del vaso ci metterò o un pochettino di argilla espansa, si può mettere, o un pochettino di gusci di noci sul fondo del vaso per terminare la terra, o niente, ma se utilizziamo questa terra qua che sono veramente molto leggere, molto soffici, io non metto niente dopo, ognuno mette quello che vuole, un po' di gusci di noce, oppure mettere un po' di scarti di cucina, di roba secca di cucina, scarti secchi, come per esempio. Andiamo a mettere un po' di concime dentro. Io metto questa dose per i concime dentro qua. Quante palline ci sono all'interno del terriccio. Altra cosa che si può fare, se utilizzate dei terreni troppo grossi che magari vi stagnano l'acqua, oppure terreni per la mimosa non ha bisogno di terreni troppo compatti, troppo argillosi, possiamo metterci all'interno un po' di sabbia. Ora in diretta così vi faccio vedere il terreno che ho fatto io, ora lo sto facendo, ora vi faccio vedere la videocamera. Questo è il terreno che ho fatto io, ovviamente questo è il terreno che ho utilizzato io, adesso ci sono. C'è il concime all'interno, c'è tutto quanto, un buon terreno fine, veramente veramente fine, lavorato bene, vedete? Un terreno veramente fine che si sgretola bene.
Il vaso della limosina. 10, adesso non sbaglio, leggo sotto, probabilmente sotto sui vasi. C'è scritto il diametro, questo qua c'è scritto. Che c'è scritto questo qui? Diametro della limosa qua. Da 15. Questo è da 15. Ovviamente io ne metto uno da 20, di diametro così può crescere, che ha lo spazio per farlo, quindi sul fondo ovviamente che si staccano un foglio che è veramente male sta mimosa, ci mettiamo gli scarti sul fondo e li rilascio perché ovviamente sono spianto che sono fondo. Mettiamo la terra, coprendo anche i buchi ovviamente cercando di non sporcare in giro. Cerchiamo di non sporcare il più possibile, cerchiamo di mettere all'interno la nostra terra, poi arriviamo a un certo punto, cerchiamo di deviamo il vaso così, guardate, premiamo un po', si leva il vaso. Adesso vado soltanto a provare, ma dopo quando andiamo a completare veramente, andiamo un po' a imparare un pochettino sotto. Vediamo, è ancora troppo bassa. Questo qua deve arrivare a livello del vaso così. Deve arrivare a livello del vaso in questa maniera qua. Se stiamo più sotto non sarebbe tanto ideale. Io vado a metterci ancora a terra. Forse non fa anche poco di terra, non vorrei dire. Per il fatto che abbiamo fatto poca di terra. Andiamo a mettere la pianta. Adesso sta un po' troppo alta, quindi la affacchiamo un attimo così. Va bene, quindi andiamo a prenderla. Sempre sopra il vaso dovevo fare una leggera rottura delle radici. Con le mani proprio così. Andiamo a metterci dall'interno e ci puliamo un po' in qua. La mettiamo qui nel centrale. Ci mettiamo. Ovviamente io utilizzo sempre le mani perché ho detto la miglior cosa è utilizzare le mani senza utilizzare troppi attrezzi. Utilizzando le mani così, veramente efficace che adesso, vediamo, vedete che è storta, cerchiamo di farla rischiare un attimo, era proprio già storta come lo, era proprio già storta sul suo vaso di erbo, questo qui è essendo di scarto, io ho pagato 4 euro, leggermente, è proprio, non lo volevo, però, e ok, altro consiglio che vi posso dare, quando ho lavorato con le mie mani di questo schifo qua, quindi ho lavorato con le mie brutte, non ho lavorato con le mie belle di serpenti, quindi ho lavorato con le mie gambe, che hanno già un bel po' di fiori che si è trovati da sui vasi da 20 o questo vasi da 40 che ho trovato di pelle un pochettino andare a lavorare io vi faccio una fredda e la gente vi date acqua e fate un po' di concimo. Ok, il concimo che consiglio io per fare una parte di irrigazione non è intanto è prima di tutto adesso io vado a mettere un po' di palline così. Con le mani la muoviamo a terra che le palline si integrano un pochettino, vedete? Facciamo questa operazione qua chirurgica, tac tac tac, cerchiamo di dare una forma più raddrizzata possibile, ecco qua, ok, adesso dopo andrò a mettere un altro soffio. Un grande numero di sostegno, ma tanto vi trovo ancora realizzato, quindi si fa con delicatezza qua. A posto, questa è la mia mimosa, adesso concludo, questa è la mia mimosa che ho ovviamente trapiantato io. Io vi consiglio subito con le piante belle soffiorenti. Questa è una mimosa brutta scausa, ma ovviamente cercherò di salvarla. Vedremo, vi farò qualche video aggiornato, ma vedremo come va. Per questo video è tutto, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, ciao a tutti Agricoli!